cioè creano dei mondi finti qua sostanzialmente. Beh, ci piace sta cosa, ci piace. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da Videomaker. Buongiorno qui da Los Angeles, esattamente qui dagli studios della Universal. Stiamo per entrare, in realtà ancora non ci siamo dentro ufficialmente, però siamo fomentati come non mai, penso, perché oggi sarà una giornata storica, un posto che volevamo visitare fin da bambini, quindi è arrivato il giorno. Siamo entrati nel magico mondo di Harry Potter e questo qui è il treno che ci porterà ad Hogwarts. Sto una mina! Per Dio! Quando sta per partire? Sta per partire! Lo rifamo, lui? Ma cazzo! Ora inizierà il primo live show della giornata. Si chiama Westworld. No, Waterworld. Waterworld. Hai ragione. Si chiama Waterworld. E a giudicare dal titolo potremmo uscirne molto bagnati. Non in quel senso. In tutti i sensi. Tutti i sensi. Spettacolo incredibile, hanno fatto esplosioni di tutto e di più, veramente figo, si chiama Waterworld. E non so se qualcuno di voi andrà mai qui, è probabile, ve lo consiglio assolutamente di entrare, di vederlo. Dura una mezz'oretta circa, veramente figo, poi l'ambientazione è veramente fatta bene. Prossima attrazione, The Walking Dead, tema della serie, e ovviamente ci sono degli attori all'interno che ci toccheranno. Oddio, in realtà non so se ci possono toccare, però il loro obiettivo è quello di spaventarci. Noi siamo quelli che sopravvivono! Sì. Es que como tienen varios amigos. We are survived! We are survived! Together! With a fight! We are survived! Madonna ragazzi! Pazzi, no, sia una certa, quando quello mi stava a mettere la mano addosso, ho preso il colpo! Ma poi facci sua! Fanno sti scatti, quindi non te l'aspetti! Veramente fatto bene, mortale! Io non ho visto la serie, quindi pensa quanto quanto sarei fomentato. Sto volando io, Mr. Grimes, Rick. Queste sono le cose fighe, sono le attrazioni di questo posto. Cioè è come se ti catapultano nella serie, nel film, o insomma il riferimento che tu hai. Molto bello, molto bello. È poter entrare all'interno delle storie che hai sempre visto sullo schermo.
contento? Troppo, fa troppo ridere vedere i personaggi dei Simpson così, quasi dimensioni 1 a 1, perché poi chi lo sa quanto sono alti in realtà, ma arrivano qui al petto, però potrebbe essere così anche nel cartone. Sì, lì ci sono i Warner Bros. Studio dove siamo stati qualche giorno fa. La cosa divertente è che si salutano a vicenda in pratica, perché noi vediamo loro e loro vedono noi. Did everybody survive their time on Skull Island? Yeah, I'm glad you made it. King Kong 363D, c'è arrivata tutta l'acqua addosso. Era 4D alla fine. This rain effect is created using a sprinkler system that shoots the rain straight up into the air, allowing it to flow back down naturally, giving the illusion of rain in a process we call in the movie making business gravity. Otherwise, if the water just shot straight down, it would look like, remember what happened last time, it caused a flash flood. Oh no, it's happening again, everybody take cover. That flash flood effect was created using 10,000 gallons of recycled water. I think this is the big one. Oh, that was a fun. Ok, sta ufficialmente per iniziare Squalo, l'attrazione Squalo. It's the crash site from Steven Spielberg's War of the Worlds, starring Tom Cruise and Dakota Fanning. $1,000, and had to transport it all the way here to the Universal backlot for about $200,000. Lo, io veramente non c'ho parole, perché vedi, ti rendi conto di quanto in realtà, cioè, il cinema sia finzione, eh? E qui ti puoi permettere di fare qualsiasi cosa, dalla tempesta di, non lo so, di Titanic, a uno squalo finto nell'oceano che ti attacca la barca, cioè è pazzesco. Puoi creare qualsiasi cosa che vuoi. Cioè creano dei mondi finti qua sostanzialmente, e quando ci vai ti fanno vedere tutto ciò che c'è dietro un film, ti rendi conto che la finzione è a livelli proprio estremi ed è un mondo a parte. Ecco, però questa è una bolla. Finzione fatta veramente in una maniera... È fatta coi soldi principalmente, cioè, però siamo qui apposta per vedere il top. Questa è Hollywood. Questo è il castello di Hogwarts, abbiamo appena fatto la giostra, quella principale. È fighissimo perché era un misto tra roller coaster e schermi che simulavano insomma i movimenti, quindi possiamo dire che abbiamo guidato una scopa, abbiamo giocato a Quidditch con Harry Potter. I vari studios della Universal cominciano lì e finiscono laggiù. Tutti quelli sono altri stages. E lì dietro, esattamente qui, ci stanno gli Warner Bros. Studios. E dietro ancora ci sono i Walt Disney Studios. Insomma, sì, è pieno di studios qua, Lu. Che ci vogliamo fare? Siamo circondati da studios. Siamo circondati da studios, sì. Beh, ci piace sta cosa, ci piace. Okay, thank you, vai. E alla fine è andata così. Acquisti. Acquisti su acquisti. Che fai, non le prendi certe cose? Mannaggia. Avrei speso tutto quello che guadagnerò in tutta la mia vita, l'avrei speso qua. Lo so, siete curiosi di sapere che cosa avrò mai preso? Ve lo faccio vedere. E questo è l'acquisto, felpone Universal Studio. Ma la cosa bella sta dietro. Quanto è qua? È tamarrissima sta film, però non potevo non prenderla lui. Ci stava, dai. Ci stava. È molto figa. Tamarra al punto giusto, guarda pure qua. Qua sul lato è veramente tamarraccio di pura.
di Universal Studio, qua ci salutiamo. Andiamo a mangiare, Lu. Andiamo a mangiare. Ebbene sì, siamo di nuovo valigie e zaini in spalla da veri backpacker, perché lasceremo Los Angeles, ma la lasceremo momentaneamente. Assolutamente. Assolutamente sì. Torneremo martedì, andiamo a prendere il nostro Flixbus, quindi questa notte dormiremo in autobus, in pullman. Dormiremo, io spero, spero di crollare, perché comunque siamo belli cotti, è stata una giornata bella intensa. Però bella. E dove andremo? Ve lo dico sull'autobus. Ebbene sì, si chiude qui questa prima parte, questo capitolo 1 di questa esperienza americana. E inizia la seconda parte da San Francisco. Quindi tra 7 ore esatte arriveremo a San Francisco e inizierà il secondo capitolo. Che speriamo ci regali le stesse emozioni di questo primo capitolo. Quindi fine primo capitolo, che il video sia con noi ragazzi. Al prossimo episodio di Vita da Videomaker. Sempre se ti vuole. Para pa pa pa.